presentato un progetto su cui è già 6 anni che i nostri allievi, soprattutto di terza, lavorano. Lo scopo principale è di valorizzare lo sport come portatore di valori positivi. Per sensibilizzarvi e farvi capire cosa ne pensiamo del razzismo. E dovrete scrivere le vostre riflessioni sull'argomento e in più potrete darci anche dei consigli per continuare la nostra campagna. E fate lavorare un po' la vostra fantasia e proponete. Uscire qui e presentare l'attività. Siamo posti le domande perché diventare come uno potrebbe diventare razzista. Ci siamo accorti che un ragazzo può diventare razzista perché si crede superiore. Inizialmente abbiamo parlato dei video che abbiamo guardato. Però noi inizialmente abbiamo parlato su quale video ci aveva colpito di più. Poi ci è piaciuto molto come tutti si aiutavano, che si sono riuniti lasciando in disparte questo bullo. Il ragazzo razzista nel video non cambiava mai il comportamento finché gli altri non hanno cominciato a isolarlo e si è posto delle domande. E così dopo ha cambiato idea. Il bullo deve essere escluso dal gruppo finché non capisce di aver sbagliato. Abbiamo visto che il bullo, quello che ha fatto appunto questa azione, l'hanno messo da parte per fargli capire che appunto non si fa, è una cosa brutta, non ha sbagliato. E cioè, se tipo succede qualcosa, un atto di razzismo, cerchiamo di aiutare la vittima e non l'aggressore. Un po' a voi non farvi influenzare, ma nello stesso tempo cercare anche di sviluppare un vostro pensiero, una vostra idea. E poi per ultima cosa volevamo ringraziare Luca e grazie che era divertente, abbiamo passato 2 belle ore assieme. Grazie a voi di tutto. Grazie. La vostra simpatia, la disponibilità. Facciamoci un bel applauso tutti insieme.